70. Brutta copia. Quando tornavo a casa la sera dopo il lavoro, tutti i pensieri del giorno diventavano uno, e allora cominciava la mia vita di omosessuale. Vita in brutta copia, che i normali disprezzavano perché ignoravano che la mia passione era grande più che mai. Di notte uscivo in cerca di qualcuno a cui parlare e a cui porgere la schiena come un letto. Quel qualcuno, 20 anni fa, mi contagiò con l'AIDS. I giornali poi scrivevano, nel corso di uno squallido incontro, ma era colpa della solitudine che la sera entrava come una lama nella mia anima. Commento. Come puoi parlare di vita in brutta copia se siamo noi stessi che ci creiamo e insieme percepiamo le nostre esperienze e quindi la nostra vita? I maestri immateriali ripetono che la nostra vita è la migliore per la nostra evoluzione successiva. Quella è solo quella vita.